Insomma, ne ha parlato tutto il mondo quella sì. volta. Ma le signore di sicuro con la mano che tirano fuori? No, di sicuro non erano parenti. Non erano parenti, perché non erano parenti a Mortegliano. Non erano imparentato con donne friulane. Con donne friulane. Questo ci rimanda un po' a quello che è successo in questi giorni, no? 26 gennaio, questa visita. In questo caso non abbiamo Katami, perché chissà dove è andato a finire, dove è andato a finire. Katami è scomparso dai radar, io non so più niente di lui da diverso tempo, so che non ha un buon ricordo, non ha un buon ricordo di Udine, perché questo scandalo l'ha molto danneggiato e a quanto si diceva allora ha compromesso irreparabilmente la prospettiva di un rientro nell'agone politico. Si vociferava di una sua ricandidatura dopo aver fatto Ahmadinejad, no? Ahmadinejad in quel momento era già presidente, ma si diceva che Katami l'avrebbe sfidato nella successiva tornata elettorale del 2009. Questo, qui siamo nell'estate del 2007, e per cui già allora si cominciavano a muovere le carte per la successiva tornata elettorale, e Katami era la speranza di un fronte robusto di oppositori, ovviamente dei falchi, però i falchi hanno cavalcato molto bene questa notizia, certo. Per affossare. Lui dopo alcuni giorni cercò di sconfessare un po' tutto, insomma, ecco. Lui è stato un esempio. Gli americani parlano di crisis management, no? Come reagire in una situazione di crisi e tirare fuori risorse comunicative in grado di aggiustare, no, le situazioni di difficoltà. Ma è stato la linea di Katami è stata completamente disastrosa, perché ricostruiamo la vicenda. Allora, certo. Ma 12 maggio 2007 lui arriva l'11 maggio 2007. Il 12 maggio c'è questa conferenza nella chiesa di San Francesco. Siamo vicino lontano. Era la terza edizione di Vicino Lontano, o la quarta, adesso non ricordo. E, evento clou, ovviamente, c'era anche Giuliano Amato in quella occasione, ma ovviamente l'ex capo di Stato dell'Iran sorgeva ovviamente come ospite di primo ordine. Quindi 12 maggio lui fa questa conferenza, poi parte il giorno dopo, e noi abbiamo girato questi video, abbiamo seguito tutta la mattinata, perché era tipo da due giorni, no? Lui è arrivato l'11 ed è ripartito il 13. Lui è arrivato, era venerdì 11, sabato era la conferenza, domenica è ripartito. La conferenza era sabato mattina alle 11:30, è durata 2 ore. E io col telefonino più di 2 studentesse fuori, che non sono riuscite a entrare dentro la chiesa di San Francesco, io ho seguito tutto, e noi abbiamo piazzato tutti i video subito su YouTube nell'arco di poche ore, senza nessun tipo di filtro, se non, certo, il classico, sì, non un taglio, perché proprio all'epoca YouTube accettava solo video della durata massima di 10 minuti e non più pesanti di 100 mega. Quindi noi abbiamo fatto tutto in presa diretta. Tutta la registrazione l'abbiamo tagliata a fettine e l'abbiamo piazzata senza renderci conto di che cosa, senza visionare preventivamente i materiali. E è stato lì un mese, e io nel libro lo racconto bene, ma avevano qualche centinaia di visualizzazioni, poco. E poi una domenica pomeriggio accendo il computer e vedo 2000. Tra l'altro il video meno interessante, perché non è il video dove lui parla, certo, il video dove lui che riprende, come avete visto, il momento in cui lui
esce dalla porta secondaria della chiesa di San Francesco e va verso il sagrato e poi abbandona la zona della chiesa. E quindi era inspiegabile, cioè, perché questo video può interessare così tanto improvvisamente? Quindi io aumentavano continuamente le visualizzazioni il giorno dopo. Perché tu non ti eri reso conto di quella stretta di mano? Ma io non l'avevo visto, non l'avevo proprio visto, non l'avevo notate. E io guardavo, mi ricordo, per le agenzie di stampa per capire: è morto, mi hanno sparato, cosa è successo? Finché il... mi ricordo che era il, credo, l'11 giugno, la conferenza l'11 maggio, l'11 giugno, Agens France Press, lancio Khatami sotto accusato da un giornale conservatore iraniano di aver offeso la legge islamica per aver stretto delle mani durante una sua visita in Italia. Non era molto chiaro. Non si parlava ancora di Udine. Udine esce due giorni dopo, addirittura nelle prime 48 ore si parla di Roma, perché lui era stato quasi una settimana in Italia, era arrivato a Roma, era stato ricevuto dal Papa, da Prodi, degli esteri, poi era andato... Poi la gente che aveva trovato aveva stretto la mano a qualche donna, aveva detto proprio Udine. Addirittura un comunicato diceva che era all'Università Gregoriana dove aveva tenuto una conferenza. Poi, solo poi, cominciano a uscire fuori i nomi della Nonino, che poi non era Nonino, che sta già la mano, no? Però come avete sentito, è la persona che ha fatto la domanda. E c'entrerà un po' nella storia, perché fa parte di questa grande commedia di due giorni, dove si sono viste cose inverosimili eppure reali. E quindi esce la notizia, l'Agence France Presse batte la notizia dell'inizio di un dibattito in Iran dovuto all'uscita di questo trafiletto su uno dei grandi osservatori, si chiama Siyasat Rus, ma attenzione, io poi ricostruendo a ritroso ho scoperto che già dal 7 giugno questo video era stato intravisto da alcuni internauti iraniani ed era stato riprodotto, tagliato a fettine, i frammenti in vari blog, comparivano le immagini selezionate di lui, messe a fuoco, e quindi era già da 4-5 giorni che questo video era molto discusso e condiviso, ma non c'era allora, certo, il concetto di condivisione su internet. E quindi ci ha messo 4-5 giorni per arrivare dalla sfera digitale al mondo della carta stampata, e poi esploso, perché poi l'hanno ripreso le agenzie di stampa, ma soprattutto in Iran c'è stata una polemica che è durata due mesi. E quindi adesso questo stretta di mano ci introduce, prima di parlare anche della giornata Nonino che avevamo un momento affrontato prima, ci introduce un po' appunto ai giorni nostri, no? Allora, quello che mi chiedo, uno, innanzitutto, Khatami come lo faceva a pensare di poter essere beccato su internet prima o poi, perché visto che tutto il mondo è paese in questo momento, ma anche 9 anni fa non è che cambiasse molto, se veramente era un santone super democristiano, super democratico, oppure diceva alcune cose e in verità ne faceva altre, sì. Questo Iran alla fine l'aveva cambiato, non aveva cambiato, se questi suoi discorsi erano realmente illuminati, come qualcuno ha detto. Ma voi avete sentito adesso i frammenti del suo discorso, che è durato una quarantina di minuti, letto, evidentemente era un discorso che lui aveva già fatto e letto in altri punti del paese, chissà, forse anche in altre località, ed è una collezione di assolute banalità. Dobbiamo lavorare per la pace, per la mutua conoscenza, però sono anche grotteschi certe affermazioni, come quando lui dice che in qualche misura bisogna debellare l'estremismo, lottare contro la tirannia, proprio lui, che un regime tirannico l'ha guidato per 8 anni. E poi distinguiamo, un conto è la prima parte di questa conferenza, che dura, ripeto, 2 ore, di cui lui legge questo testo. La seconda parte in cui lui a un certo punto dice ok, comincia il dibattito, e la gente pone delle domande libere fino a un certo punto, perché come sai qualcuno era venuto per fare una domanda precisa e non gli è stata fatta fare, perché l'organizzazione sapeva che domanda avrebbe fatto questo consigliere comunale, che
che oggi è assessore, che aveva annunciato l'organizzazione, ha detto: io, siccome rappresento il comune di Udine che mi sostiene finanziariamente, chiedo non solo un posto in platea, ma chiedo anche la possibilità di fare una domanda all'ex presidente iraniano. La domanda annunciata aveva detto è: come mai in Iran si osserva la Sharia e perché, quindi, la Sharia prevede che gli omosessuali siano messi a morte, e se per caso la Sharia deve essere introdotta anche in Europa. Lui aveva detto: voglio fare questa domanda, e lui si è presentato e non gli hanno fatto fare la domanda, nonostante lui più volte avesse chiesto il microfono. È stato evitato un momento così di tensione, certo, questo era un veto. Questo è chiaramente non si voleva guastare la grande festa che si era costruita scientificamente, anche scegliendo un interlocutore sul palco che non ha praticamente ha lasciato tribuna libera a Katami. Non gli è stato posto nessun tipo di questione controversa, ma come mai il caos in Medio Oriente, il sostegno ai movimenti, visto che l'Iran sostiene di essere uno strenuo difensore della causa palestinese, cosa legittima per l'onore del cielo, anzi, e però nessuno vi dice: ma come mai il metodo per ottenere uno Stato palestinese è il sostegno finanziario e militare ad Hamas, ad Hezbollah? Nessuno. Tutte queste domande, la domanda con cui se ne è uscito l'intervistatore di Katami è: lei preferisce essere ricordato come un illuminato capo di Stato o un filosofo? Questo è stato l'approccio degli organizzatori nei confronti del leader di uno dei paesi più controversi della Terra. Certo. Tanto controverso questo paese che in 9 anni cosa è cambiato alla fine? E non è cambiato nulla neanche nel nostro modo di porci con loro. Nel 2013 hanno reintrodotto la lapidazione, l'hanno reintrodotta ufficialmente, e anzi l'attuale leader assoluto, supremo, indiscutibile, che non è il capo, il presidente della Repubblica, sì, ma è la guida suprema, o Rabar, ha emesso una fatwa nel 2013 che sancisce la discriminazione nei confronti della minoranza religiosa Baha'i, che non ha nessun diritto, non dico di culto, ma addirittura sono discriminati, non possono accedere a determinate professioni, all'università, per non parlare delle purghe, dei pogrom. Ci sono stati centinaia di Baha'i condannati a morte, ce n'è uno che abita qui a Udine, ce ne sono 9 di Baha'i a Udine. La diaspora Baha'i è grandissima in tutto il mondo e ha avuto diversi familiari scomparsi dopo gli hanno comunicato che sono stati messi a morte con l'avvento della rivoluzione comunista. Senti Marco, ma se questo è un regime alla fine, perché fare affari con un regime? Adesso mi ricollego ai fatti di oggi, perché uno dice, sì, è come se io facessi un regime, per me viene in mente nazismo, faccio un esempio, o il fascismo, insomma, con cui magari pochi potrebbero fare affari o eticamente vorrebbero fare affari. Una questione è l'etica, un'altra cosa è il business a questo punto. Quello, io sono in contatto con diversi iraniani, ovviamente dissidenti, perché gli iraniani, i dissidenti ed espatriati, perché... ce n'è uno che fa il giornalista, che tra l'altro mi ha dato anche una mano per la redazione del libro, che in questi giorni ha scritto su Facebook, lo seguo su Facebook perché purtroppo non posso seguire la sua attività giornalistica perché è in farsa, però su Facebook lui scrive anche in italiano perché lui è stato in Italia, è stato vice direttore di ADN Kronos, quindi ha seguito anche le vicende italiane, e lui dice: certo, si può fare affari, ma c'è un prezzo. C'è un prezzo nella distensione col regime, che è la perdita della coerenza e il messaggio neanche tanto obliquo, il messaggio scoraggiante che dai ai dissidenti che stanno dentro. Certo. Oppure facciamo un altro esempio: il velo della Seracchia, no, su cui c'è stato. Sì, che immagine può dare alle donne? Allora tu dici: lei doveva velarsi, certo, se no non poteva scendere dall'aereo. No, ma c'è stata la visita della Bonino nel 2013, primo leader politico, sì, a salutare la nuova era Rouhani,
e lei era, stava per scendere dall'aereo non velato, non l'hanno fatta scendere, è arrivato, c'è stato un scambio di telefonate con il suo omologo iraniano, gli ha fatto capire che insomma se voleva mettere piede sul suolo iraniano doveva velarsi. Allora quindi è ovvio che tu sei tu devi sottoporti alle regole indiscutibili che poi sono purtroppo, ecco, questa è una cosa che mi fa personalmente imbestialire, cioè come si può parlare di rispetto delle tradizioni e dei costumi? Questo non è il rispetto di un costume, di una tradizione antica, questa è una norma di Stato, che è una delle espressioni di un regime che impone la costume, il costume obbligatorio a tutti, anche ai non musulmani, questo bisogna dirlo, e prevede anche una pena per chi non si conforma, perché ci sono 2 mesi di carcere per le donne che vengono trovate per strada non velate. E anzi, ci sono anche i casi delle cosiddette, sono paradigmatiche perché si occupa l'Iran, delle donne mal velate, perché c'è una forma di dissidenza da parte delle donne iraniane, che è il portare il velo leggermente obliquo con i capelli che escono un po' fuori, e ci sono un sacco di video su YouTube, sono visionabili liberamente, di donne che vengono fermate e costrette a sistemarsi il velo perché esce fuori una ciocca. Altre forme di dissidenza sono l'uso della cosmetica, oppure i colori un po' troppo sgargianti del velo, eccetera, eccetera. Allora, il messaggio che tu dai, volevo dire anche questa ultima cosa, che da un anno e mezzo c'è un movimento che si chiama My Stealthy Freedom, che è composto da donne iraniane che si fanno fotografare non velate nei pressi dei cartelli che per le strade dicono attenzione chi non si vela 2 mesi di carcere, e loro si fanno fotografare da sole o collettivamente in pose anche abbastanza poetiche, questi eloquenti, e queste foto le mettono su Facebook, su Twitter, su Instagram, rischiando grosso ovviamente. E allora il messaggio che tu dai a queste donne quando vai e indossi il velo obbligatorio qual è? Che la vostra battaglia è perduta in partenza, perché noi, il vostro regime che vi impone e vi opprime, noi siamo qua per ciccia, siamo amici e lo legittimiamo. E legittimiamo anche i suoi soprusi, perché il velo obbligatorio è un sopruso. Prendi una musulmana qualunque di casa nostra, occidentale, italiana, friulana, e chiedi perché ti veli, perché è una mia libera scelta, io sono musulmana e rispetto il mio essere musulmana aderendo anche in questo modo. Però sottolinea l'aggettivo libera, è una libera scelta. Io ho dei dubbi su questo fatto, però in ogni caso come mettere in relazione il velo libero delle donne occidentali musulmane e il velo obbligatorio dell'Iran? È chiaro che è un sopruso, è una negazione assoluta della libertà imposta da un regime totalitario. Ma allo stesso modo, quando loro vengono qua, però uno si domanda allora perché se mettono il piede dopo essere partiti con l'aereo, arrivati eccetera, arrivano. E però noi dobbiamo coprire le statue del Museo Capitolino. È stata una sorta di nemico. Allo stesso modo uno dice, ma allora non devo coprirla, perché devo coprirla? La vicenda un eccesso di zelo, qualcuno ha detto, alla fine è diventato un errore tragico. Un errore tragico che ha fatto il giro del mondo, e non è stato certamente un biglietto da visita esaltante per il nostro paese. Tu dici giustamente, ecco, noi andiamo lì e sottostiamo le loro regole. Loro vengono qui, E noi dobbiamo osservare le loro regole, quindi mi sembra che il rapporto tra le culture sia un po' sbilanciato a favore di una, a parte che di cultura non si parla, in questo caso si parla di regime. Allora, sappiamo benissimo come è andata a finire, come si è sviluppato, certo, perché i giornali si sono scatenati, è andata così che ci sono state delle visite preliminari da parte dello staff della presidenza iraniana, in compagnia con l'ufficio del cerimoniale della presidenza del consiglio, c'è un preciso dipartimento, si chiama ufficio o dipartimento del cerimoniale delle onorificenze, che si occupa di gestire le visite dei capi di Stato o di governo dei paesi stranieri in Italia quando coinvolgono il presidente del consiglio o il presidente della Repubblica e altri aspetti. Quindi c'è stata una visita preliminare e la delegazione iraniana ha ritenuto inopportune questo è stato ai Musei Capitolini, e quindi
quindi a quel punto, in piena autonomia, l'ufficio del cerimoniale, lo sappiamo adesso che il principale imputato, il capo di questo ufficio, che è la consigliera o il consigliere Ilva Sapora, ha deciso quel metodo di occultamento che sono i pannelli, l'inscatolamento. In una decisione, io sono convinto che, così come il ministro della cultura, che il ministro della cultura Franceschini e il presidente del consiglio Renzi fossero all'oscuro, ne sono pienamente convinto, perché questi iperfunzionari gestiscono autonomamente i propri il cerimoniale. Non credo che ci sia stata una telefonata con Renzi per dire: ma questi vogliono che le statue non ci siano. Non solo le statue, hanno anche chiesto, come era volontà del Presidente del Consiglio di essere in qualche modo collocato vicino alla statua equestre di Marco Aurelio, hanno chiesto anche una precisa angolatura, non mi sembra non frontale o laterale ma non frontale, per non evitare di essere vicini a un determinato particolare anatomico. E quindi hanno deciso loro e noi ci siamo volentieri conformati. E per volere dei per fare affari, diciamo. Sì, ovviamente per l'occasione era notta, anche non per non, giorni, per non creare un incidente e compromettere ovviamente il clima di amicizia con cui si voleva celebrare questa visita. C'è anche da dire una cosa che può sembrare un non caso questo. Tu dici, ma esprimono una perplessità e allora a quel punto ti accomodi. Non è un grande sacrificio, però bisogna anche dire che ci sono paesi che non lo fanno. Perché ogni visita di una delegazione iraniana, soprattutto al vertice, è un incubo per tutti i paesi che la ospitano. E voi sapete che Rouhani doveva venire in Europa, in particolare in Italia e in Francia, in occasione di quelli che sono stati gli attentati del 13 novembre, quindi la visita è stata rinviata ad oggi, alla settimana scorsa, e avevano chiesto all'Eliseo, alla Presidenza della Repubblica, che non fosse servito il vino. Hollande gli ha fatto marameo, ha detto stiamo scherzando, e la decisione della Presidenza della Repubblica è stata: noi, se proprio non volete vino, declassiamo la visita di Stato in colloquio privato. Che segnale stiamo dando? Stiamo prendendo i nostri valori, la nostra cultura a questo punto? Noi dovremmo essere più sereni nel dire: signori, benvenuti in Occidente, benvenuti in Italia, vi piace quanto è bella, se non vi piace, mettetevi d'accordo con voi stessi, se volete fare affari con l'Europa, con l'Italia, se volete venirci a trovare, volete visitare i nostri luoghi, i nostri musei, teniamo conto che è difficile velare le città d'arte italiane solamente perché loro hanno dei problemi con il nudo. Dovremmo essere un po' più orgogliosi, un po' più fieri e e non venire incontro ai loro amletici dubbi: ma se io faccio una foto vicino a dei testicoli di una statua di 2000 anni fa, poi in patria mi critica. Non è un problema nostro, non è un problema nostro, è un problema loro. Loro devono risolvere i loro dubbi, i loro problemi interni. E se decidono di aprirsi all'Occidente, come anche giusto che sia, e devono anche accettare l'identità stessa dell'Occidente, che è fatta anche di queste cose, se li metti a disagio, problemi loro. Certo. Adesso noi facciamo un passo di nuovo indietro, e anche dopo chiediamo ai nostri amici se vogliono intervenire, insomma, perché noi abbiamo parlato della seconda giornata, in verità c'è stata una prima, che ci rimanda appunto a questa questione del business, no? Prima però volevo farti una domanda, sì. Questo è un patto, e tu l'avevi anche citato in questo libro, no? Molto interessante, che vi invito tutti a leggere, e un patto con Satana? Un patto con Satana, beh certo, io il libro, perché parlare di questo libro che è stato scritto nel 2009, dato alle stampe nel 2009, parlarne oggi, perché chiaramente quando io ho visto quello che è successo a Roma la settimana scorsa ci siamo accorti. Ma cavolo, non è cambiato nulla. Siamo tornati indietro. Allora, è un vizio nostro, italiano, a parte che appunto non c'è stato, sapete che non c'è stato solo la questione delle statue, ma anche il vino non è stato servito né con Mattarella né con Renzi. Che vizio c'è stato? Quando ho visto lo svolgersi degli eventi a Roma, mi è venuto in mente subito quello che è successo a Udine, perché noi siamo partiti dalla coda, cioè dalle strette di mano proibite. Che abbiamo visto. Proibite. Ma prima
c'è stato un vero e proprio, una polemica accesissima, fortissima, con prese di posizioni molto dure, perché di nuovo lo staff dell'ospite ha dettato le condizioni. Allora, cosa è successo? Katami è arrivato qui. Allora, prima della sua conferenza, perché lui è stato invitato da vicino a fare la sua conferenza. Però c'era da fare affari. Però c'è ovviamente occasione ghiotta per gli industriali friulani, udinesi, per invitarlo a un colloquio per capire come si possano sviluppare meglio le relazioni commerciali. Allora, cosa è successo? È successo questo, che hanno chiesto prima la lista degli ospiti. Quando hanno visto il nome di Giannola Nonino, che la conoscevano bene anche, hanno visto il nome di Giannola Nonino, hanno detto sarebbe meglio no. Ovviamente richiesta a cui si è ritenuto di dare seguito, e quindi Giannola Nonino non era presente a Palazzo Torriani durante questo incontro. Quando si è saputo, ovviamente si sono alzate, c'è stata pure l'ironia, perché per esempio Tommaso Cerno, che allora era era uno scalpitante blogger del Messaggero Veneto, disse che si voleva evitare un incontro con la ubriacante Giannola. E, però c'è stato anche l'intervento di fuoco, proprio è stato un colpo di tuono di Carlo Sgorlon, che definì intollerabile questa situazione. Dice, chiedo scusa, lei è un biglietto da visita dell'imprenditorialità friulana qui e all'estero. Mecenate della cultura, siamo in Friuli, viene l'ospite e noi escludiamo una nostra bandiera. Esatto, definita una cosa inaccettabile. Ma poi ovviamente c'è stata anche l'ironia, no? Per esempio di Valcic, che all'epoca scriveva per il Gazzettino, che dice si solleva un interrogativo, ma il consorzio dei prosciutti di San Daniele era stato invitato? Però ecco, attenzione, non c'è stata solo l'esclusione dell'Anonino, ma c'è stata anche sono scomparsi gli affreschi troppo imbarazzanti. Ecco, di nuovo la stessa identica cosa. E quindi ribadisco il messaggio: abbiamo un regime che ha dei problemi di relazione col mondo, oggettivamente, perché il mondo è fatto anche di questo, è fatto di alcol, di prosciutti, di arte, di cultura. Tra l'altro, ma noi lo legittimiamo. Tra l'altro, questa è una cosa interessante, ve la leggo, perché quando Katami... Dopo mi devi spiegare una cosa, però, perché io ho sentito la Giannola, il primo intervento che ha fatto, e questa, cioè, c'era il giorno dopo. Ecco, allora, la Giannola Nonino esclusa, scoppia lo scandalo sui giornali. La mattina seguente era già sui giornali, e alla conferenza nella chiesa pubblica, nella chiesa di San Francesco, si presenta Giannola Nonino accompagnata dalla figlia, perché desiderava comunque salutare il presidente. Vuol dire, non si è offesa per nulla, quindi, di questo veto sulla sua persona, no, anzi, desiderava comunque presentarsi e ringraziare. No, ma dicevo, c'è una cosa che mi sembra interessante leggervi, perché che rivela per l'appunto tutto il fascio di contraddizioni in cui si immergono queste vicende. Dice, questo è cosa dichiara Katami per sottolineare l'importanza del ruolo dell'incontro con gli industriali, no? L'Italia e l'Iran sono chiamati a svolgere un ruolo di sollecitazione e di promozione nello sviluppo del dialogo tra le culture e le civiltà. L'Iran è stato fondamentale nel fondare e nel promuovere la cultura islamica. L'Italia ha promosso la cultura romana e quella rinascimentale. Lo riconosci, però non ti vuoi far fotografare con la Venere capitolina e la Venere esquilina. E quindi chiaramente noi abbiamo una situazione schizofrenica con cui dovremmo essere più sereni con noi stessi, più coerenti. Bravo a parole, però alla fine non aveva fatto la rivoluzione che parlava perché non gliel'hanno permesso, forse neanche lui la voleva così tanto,
Però questo è, allora, però lui aveva introdotto due donne, no, all'interno del governo. Allora, aveva detto quella passa, abbiamo introdotto due donne al governo. Allora io segnalo a tutti, riparlo dell'amico Ahmad Arafat, il giornalista che ho intervistato in occasione della... Veramente mi ha contattato lui, quando scoppiò lo scandalo delle strette di mano, sono stato contattato da un sacco di gente, da un sacco di giornalisti, e mi ha contattato anche lui, perché lui, oltre a lavorare per l'agenzia DN Kronos, che fece più lanci, lui lavorava anche per delle radio e mi fece un'intervista radiofonica. Poi diremo anche questa parte, perché inizia l'intervista radiofonica, cominciava: lei è accusato di essere un agente della CIA. Allora, Ahmad Arafat ha scritto un libro in quegli anni, si chiama L'ultima primavera. Cosa significa l'ultima primavera? Che sì, la stagione del referendum è cominciata con una grande speranza che è stata immediatamente vanificata dai provvedimenti di repressione di giornalisti, perché attenzione, l'Iran è il paese che incarcera più giornalisti al mondo. Cioè c'è stata sì una fioritura di giornali che concretizzavano, no? L'idea di un'apertura dell'Iran, di una chiusura della stagione, della chiusura del rapporto conflittuale con il resto del mondo. E però è durata poco, perché poi sono piovuti i provvedimenti di repressione. Perché? Perché in Iran c'è una diatriba eterna, c'è un conflitto permanente tra le due anime, tra l'anima aperta, dialogante, riformista, e invece i rappresentanti, i cosiddetti falchi, quelli, i rappresentanti del mondo conservatore, radicale, che non vogliono nessun tipo di apertura, che sono arroccati sugli ideali rivoluzionari del 79 e sono affezionati agli slogan tipo morte all'America, che per inciso viene scandito ogni venerdì, a ogni sermone del venerdì, anche dopo l'accordo del P5 più 1 sulla questione nucleare. E siccome le leve del potere ce l'hanno gli altri, i riformisti possono presentare tutti i programmi elettorali del mondo, ma poi gli tarpano le ali. È una dinamica costante che si ripeterà anche adesso in occasione delle prossime elezioni, perché se avete letto in questi giorni numerose notizie sull'Iran, spero le abbiate lette, e è stato evidenziato come per l'appunto a marzo si vota per il rinnovo del Parlamento, e voi sapete, se non lo sapete lo dico io, non è che uno si candida al Parlamento, no? C'è una selezione preventiva, c'è un organismo che si preoccupa di cassare, cioè di liquidare i candidati scomodi, e quindi più o meno in percentuali dal 60 all'80% dei candidati al Parlamento vengono tranquillamente rimandati a casa, dice non puoi, perché ritenuti inopportuni. E quindi puntualmente l'intero schieramento riformista viene epurato. Quindi è un regime irriformabile, se non con un enorme moto di orgoglio, però teniamo conto che anche qualsiasi tipo di rivoluzione di piazza corre il rischio di trasformarsi in un bagno di sangue, come c'è stato nel 2009, ce lo ricordiamo, nel 2009. Il 2009 è stato l'anno di Neda, ce la ricordiamo Neda, la ragazza poco più che ventenne, studentessa, che si è beccata un colpo di pallotta in testa, perché le elezioni truccate che hanno sancito la rielezione di Ahmadinejad, sono arrivati i Bassigi, perché noi dialoghiamo con l'Iran, sì, ma lo sappiamo che ci sono le camicie nere, i Bassigi, cioè c'è una forza paramilitare composta da persone che vanno in giro con la moto a bastonare i dissidenti, e che sono stati mobilitati in occasione quando sono scese in piazza milioni di persone per protestare contro quelle elezioni, e hanno sparato sulla folla. Come fai a ribellarti? Non puoi ribellarti. Perché se non domandare da parte. Ah, certo. Che sennò alla fine il dialogo lo facciamo. No, infatti. Comunque, insomma, chiudo dicendovi che non sei un agente della CIA. No, perché ecco, tra l'altro anche questa è una, chiudo dicendo questo, che
non sono disposti a venire a patti con la realtà, perché anche di fronte all'evidenza emerge il complottismo. Cioè, cosa è successo? Io ho girato questo video che lo inchiodava Catania alle sue responsabilità, lo inchiodava, perché lui si è fatto beccare mentre faceva questi atti. Io ho piazzato video su YouTube. È stato anche lui imprudente, però. È certo che è stato imprudente, si è suicidato davanti alla telecamera. Non è che io gli ho detto stringi la mano che ti sto riprendendo. Lui era lì, era felice e contento di questo grande abbraccio della folla e ha allungato le mani. Tra l'altro, non so se avete visto, ma c'è lui, non è che lui, che quella ragazza gli ha messo la mano in bocca, lui si è soffermato, l'ha guardata, che anche carina, e gli ha teso la mano, non ha resistito, lui ha fatto così. E dicevo, quando scoppia lo scandalo, perché hai parlato di un crisis management disastroso, lui è scoppiato, tutti i giornali ne parlavano, sta messo in stato d'accusa, lui si è trincerato nel più assoluto silenzio, per giorni non ha parlato, ha mandato avanti il suo portavoce a dire non sappiamo com'è la situazione, potrebbe avere stretto le mani nella calca, ma lui è contrario ai contatti tra sessi opposti. E poi scompare. Poi si presenta in conferenza stampa di nuovo il suo portavoce e dice: Catamì non ha mai stretto le mani a una donna, quel video è falso, è stato montato ad arte per mettere in imbarazzo il presidente. Allora a quel punto cosa è successo? Si è posto il problema di capire: ma quel video, ma vediamo, verifichiamo se è vero che questo video è stato montato, per cui abbiamo cercato me. La stampa, mi ho ricevuto le richieste di interviste dalla BBC, El Mundo, Voice of America, mi hanno contattato dicendo ci potrebbe dire se lei per caso ha fatto questo falso, cosa dice delle affermazioni di Catania, io ho dovuto confermare. Allora a quel punto con una brillante operazione giornalistica, un giornale conservatore, il principale quotidiano di Teheran, si chiama Kayan, che è diretto da un amico intimo della guida suprema, ha avallato la tesi di Catamì dicendo che quel video è stato girato da un agente della CIA, amico dei neoconservatori americani, cioè della cerchia del presidente Bush, per mettere in difficoltà l'Iran o l'Islam in generale. Questa è la cultura politica dell'Iran. Anziché venire a patti col fatto che la vita umana scorre liberamente e proibire un gesto spontaneo come le strette di mano è quanto di più innaturale ci sia, e quindi ci casca chiunque, tant'è che è un gesto comune in Iran, non vi sfugga, perché i giornali l'hanno sottolineato in occasione di quando è scoppiato lo scandalo, sono usciti degli articoli che dicevano sì, ok, la legge islamica vigente in Iran le proibisce, ma è un gesto comunissimo, soprattutto tra i giovani, cioè c'è un enorme scollamento tra il sistema giuridico vigente in Iran e la realtà sociale. Non c'è nessuna relazione. E però dicevo, piuttosto che ammettere la realtà, lo stesso Catamì, questa è un'altra cosa che con questo chiudo, piuttosto che ammettere la realtà si trincera dietro la menzogna, perché una menzogna lo sapeva di aver stretto le mani, e dando una mazzata a chi in quell'occasione intravide in quel gesto un segnale di speranza. Perché io sono stato contattato da numerosi iraniani desiderosi di sapere la verità e speranzosi che il presidente prendesse il microfono, non dicesse la CIA, dicesse sì, ho stretto le mani a delle donne, è ora che lo facciate anche voi. Questo speravano gli iraniani. Gli iraniani che non ne possono più di questo regime. E lui li ha delusi. Quindi altro che leader riformista, li ha delusi. O per garantirsi la sopravvivenza politica o per uscire dall'imbarazzo. Se lui fosse stato davvero un leader, avrebbe detto: vabbè, sì, l'ho fatto e cominciamo a discutere le nostre regole. Le donne, sì. L'agente della CIA Udinese ha avuto delle ripercussioni? Sì, sono stati due mesi difficili. Però anche le donne sono state contattate, no? Sì, questa è una cosa interessante perché il Corriere, cioè esistono quelle due donne lì, hanno scoperto. Il Corriere della Sera ad agosto mi contatta, mi fa un'intervista e poi questa inviata mi dice: ma io vorrei trovare queste donne, mi dai una mano? Mi do una mano, come si può trovare delle passanti, delle persone che hanno presentato una conferenza di tre mesi prima?
eppure le ha trovate. Le ha trovate, ne ha trovata una. Non ha trovato il suo vero obiettivo, che era quella bella e giovane, la ventenne in décolleté. E ha trovato la madre. Ha trovato la madre, perché mi sembra che la figlia fosse in vacanza. Però l'ha trovata. E viveva in una frazione di Mortegliano. Io non ho idea come abbia fatto. Non ho idea. Domande? Hai esaurito già tutto. No, Marco, allora, visto che io siamo amici, ma parliamo sempre di lavoro, quando ci troviamo faccio una domanda dal pubblico, perché non ho mai occasione di parlare di queste cose che mi interessano. E faccio l'avvocato del diavolo, perché sai come la penso, insomma, anche sugli interventi che faccio su Facebook, che sono, penso come te. Quanto però è importante rispetto a questo tipo di regime, il regime iraniano, la portata simbolica di questi atti e di questi... come dire, di questi protocolli che sono palesemente, visivamente strette di mano e statue, in contrasto immediato con la nostra cultura occidentale. Quanto è importante la portata simbolica rispetto a altri che viaggi che ritengo sciagurati, come quello di un altro regime, no? Un regime che è vicino all'Europa, dove gli oppositori politici vengono uccisi su ordine del presidente di questo paese, che è presidente da più o meno 20 anni, dove ci sono pure elezioni come ci sono in Iran, ma elezioni che vanno sempre sull'80-90% di preferenze, un paese che poi tra l'altro invade stati sovrani senza colpo ferire, non la Russia di Putin. Allora, diciamo, io sono scandalizzato per entrambi i regimi, ovviamente, mi scandalizzano entrambi, forse mi scandalizza comunque di più quello iraniano perché è più feroce, però insomma è un regime a tutti gli effetti. Però naturalmente, ecco, noi abbiamo un atteggiamento diverso, dico noi, possiamo essere noi ascoltatori, noi telespettatori dei telegiornali, lettori dei giornali, ma anche naturalmente a livello di queste cerimonie, di questi protocolli, perché se arriva Putin non ci sono questi contrasti. Sì, certo, gli omosessuali lì sono trattati come più o meno come in Iran, però insomma, non ci sono i problemi delle statue, non ci sono i problemi del vino, anzi, no? Ecco, quanto è... visto che tutto è proprio della specificità dell'Islam, quanto è importante questo aspetto simbolico, cioè di queste due culture, una naturalmente che è quella iraniana, che sono d'accordo con te, è una, come dire, un tradimento della cultura islamica fine del regime, e dall'altra però una cultura, quella russa, che insomma è molto più simile alla nostra, quindi non pone problemi, diciamo, di simboli, problemi di emblemi, no? Come di questo tipo. Cioè, dico, il problema si pone perché ci sono questi simboli culturali che acquistano una forza immediata, che ci arrivano direttamente allo stomaco, per l'Iran, e non si pone per la Russia per quel motivo lì, o si dovrebbe porre in entrambi i casi? Cioè, come vanno trattati questi regimi così simili ma così diversi, per esempio? Ogni segnale di cedimento e di debolezza da parte nostra non passa nessun fatto. In merito a questo secondo regime, ti dico solo questo: agosto 2013 Obama aveva detto a Assad: non varcare la linea rossa nella guerra civile che è in corso ancora oggi, cioè non usare armi chimiche, altrimenti ci saranno conseguenze. Agosto 2013, puntualmente Bashar al-Assad usa il sarin e uccide oltre 1000 suoi cittadini. Cosa succede? Si scaldano i motori, no? Si scaldano i motori. La Francia era già pronta a unirsi all'ira di Obama. Poi cosa succede? Si immobilita il Papa e comincia la discussione. La guerra non è mai la risposta. Insomma, sta di fatto che questa rappresaglia contro l'oltraggio di Assad non si fa. Qualche mese dopo scoppia la crisi in Ucraina. E ti ricordi che c'è stata la questione che il presidente è dovuto scappare, e poi l'invasione della Crimea. Allora, ogni nostro segnale di incoerenza, ogni nostro segnale controverso, contraddittorio, ogni nostro passo falso
ha delle conseguenze, nel senso che la controparte si sente autorizzata a dare seguito alla propria onnipotenza. Allora, io vedo un nesso di causa effetto tra la nuova politica di potenza della Russia e l'inazione o comunque le contorsioni occidentali. È ovvio che ne approfitti, soprattutto se lo fai anche a fini non solo di politica estera ma anche di politica interna, perché sappiamo che Putin gioca la carta del condottiero, e del grande ritorno della potenza imperiale russa. È ovvio. Allora, io credo che la leadership occidentale abbia una responsabilità in tutte le azioni diplomatiche e nel campo della politica estera, sempre. Dico solo questo, io segnalo quando sai che io gioco su Facebook anche spesso, no? Quando c'è stata la polemica del velo della Serracchiani, ma è obbligata, no, rispetto alle costumi delle tradizioni, io ho postato subito la foto di Michelle Obama e di Laura Bush, che sono andate in un altro paese, in un altro stato islamico che è lì, che è l'Arabia Saudita, dove anche lì non c'è donna non velata, dove anche lì il velo di fatto è obbligatorio. Non si sono neanche Condoleezza Rice e anche Angela Merkel sono andate in Arabia Saudita non velate. Ma io credo che ci sia un problema specifico con l'Iran. Noi non vogliamo relazionarci alla pari con l'Iran. Perché con la sede, se alcuni leader occidentali vanno in Arabia Saudita e dicono me ne frego, vengo io me stesso, così come sono sempre stato e sempre sarò, noi con l'Iran non riusciamo ad essere alla pari. Abbiamo evidentemente c'è qualcosa di inconfessabile che ha qualcosa a che fare con questa tessitura di relazioni commerciali, di rapporti economici e gli investimenti che non si vogliono compromettere. Però attenzione, tutto questo ha un prezzo. Tutto questo ha un prezzo in termini di moralità e di coerenza con i valori che formalmente professiamo e che sarebbero volentieri condivisi da milioni di giovani iraniani che non possono essere liberi. E noi corteggiamo i loro aguzzini. Ma non può essere. Io credo che questo tipo di confronti è impossibile. È irrisolvibile, ma non potrebbe essere, ad esempio, il fattore economico, il fattore di rapporti economici, un grimaldello, un sistema per riuscire in qualche maniera a entrare in una maniera così subdola o dolce, come vuoi chiamare, per riuscire in qualche maniera pian piano a portare, perché altrimenti un scontro è impossibile. Secondo me sarà impossibile trovare una soluzione. Io credo che questo è la controargomentazione che mi è stata posta, no? Ma guarda che Kant diceva che le relazioni commerciali propiziano l'amicizia tra i popoli, l'apertura e la distensione. Questa è una cosa che sfugge a tutti e che sarebbe bene sottolineare a gran voce. Le relazioni che stiamo sviluppando con l'Iran, l'aumento dell'interscambio andrà a beneficio interamente, voi pensate, delle aziende iraniane, del tessuto economico iraniano, col cavolo, andrà a beneficio interamente del regime, perché gran parte dell'economia iraniana, soprattutto le aziende petrolifere eccetera, sono tutte nelle mani per esempio di fondazioni religiose che rispondono solamente alla guida suprema, oppure dei guardiani della rivoluzione, cioè le stesse forze che intervengono per reprimere la popolazione. Non è che stiamo andando a beneficiare il popolo iraniano, stiamo andando a rafforzare il regime, gli stessi corpi che poi fanno le spedizioni all'estero, che sostengono Hezbollah, che sono presenti in Siria. Non stiamo iniettando risorse nel tessuto sociale iraniano. No, ma sono d'accordo su questo, ma voglio dire. Quindi, questo... anche lo scambio con gli scambi commerciali. Sì. Se in linea generale è giusto pensare, sì, cominciamo con gli scambi commerciali, così passano anche le idee. Nel caso dell'Iran non è così, che noi stiamo aumentando le risorse a favore dell'apparato repressivo che c'è in Iran. Sì, però in certo modo di qualche rilievo, cioè.
Ma non siamo proprio in nessuna condizione. Tu dici, mettiamo un codicillo al contratto che stiamo firmando, smettetela di dire morte all'America, oppure ritorniamo indietro rispetto al 2013 quando avete introdotto la situazione, facciamo una sorta di protocollo sui diritti umani. No, niente, non stiamo parlando di nessuna condizione. Nessuna condizione. Ed è una cosa, la cosa che più mi, guardate, c'è un segnale interessante. Questa corsa all'oro iraniano sarebbe cominciata formalmente il 16 gennaio quando sono venute meno le sanzioni per il programma atomico clandestino che aveva avviato l'Iran. Allora, cosa è successo? Le sanzioni sono venute meno dopo tot mesi rispetto al 14 luglio quando si è firmato l'accordo sul nucleare. Allora, dal 14 luglio al 16 gennaio c'è stato il periodo interlocutorio durante il quale l'Iran doveva di fatto dimostrare che stava rinunciando a parte del suo programma nucleare. Quindi lo stava facendo, ma doveva completarsi questo processo, infatti si è completato il 16 gennaio. Ma la Mogherini è andata subito dopo luglio, accordi di luglio, quando ancora l'Iran non aveva dimostrato di voler rinunciare al programma nucleare. Aveva firmato l'accordo, ma non aveva ancora dato seguito alle misure promesse. C'è andato il ministro degli esteri inglese, ci sono andati i francesi, ci sono andati gli italiani, ci sono andate delegazioni, quando ancora non era scattato il cosiddetto Implementation Day, cioè quando sono state definitivamente revocate le sanzioni perché l'Iran è sottostata alle condizioni sottoscritte con il JCPOA, l'accordo sul. Quindi c'era una fretta, un'urgenza di stringere questi accordi commerciali con l'Iran, e questo non hanno neanche aspettato la fine delle sanzioni, sono andati lì in previsione della fine delle sanzioni. Non si possono fermare queste persone, hanno fretta. Sì, d'altra parte noi occidentali siamo impotenti di fronte a come agiscono loro, e quando vedi l'altro giorno che fanno vedere un villaggio, arrivano, li bruciano, ammazzano tutti, Dio buono, il giorno di prego, che facciamo? Sì, di fronte a una situazione genere sono inimmaginabili, Dio buono, una cosa sì. E lì Boko Haram sappiamo che l'Occidente sta cercando di sostenere, sì, ma debolmente, quello che succede in Africa. In Africa occidentale ci sono, sappiamo benissimo, ci sono i francesi, ci sono gli americani che forniscono intelligence, droni, però si fa poco di fronte all'orrore di Boko Haram. Poi non c'è solo Boko Haram, sappiamo benissimo, però ci sono anche gli Shebab in Somalia che hanno fatto l'eccidio di Garissa, ce lo ricordiamo, l'incursione in quella università dove hanno separato gli studenti cristiani dagli studenti musulmani. C'è una crisi generalizzata di intere aree geografiche dove noi non desideriamo intervenire come potremmo perché ci teniamo alla larga, c'è la cosiddetta sindrome del Vietnam, no? È ancora in pieno corso. C'è l'idea che intervenire e magari riportare a casa 1, 2, 3, 5 soldati nei sacchi di plastica provoca immediatamente una reazione nell'opinione pubblica che poi costringe al ritiro. E però anche quei morti ci appartengono, perché nell'era della comunicazione globale, in cui le notizie ci arrivano in tempo reale nei tinelli, e noi ci indigniamo anche per i morti nigeriani, morti carbonizzati, li sentiamo come nostri, fanno parte della nostra vita quotidiana, quindi io non li sento come stranieri i morti del jihadismo. Mi sento come un'offesa contro cui non si può. Salvare l'umanità anche loro, sì. Io ho alzato tantissimo la voce quando si è diffusa la voce, quando si è diffusa la notizia della morte di Khaled al-Assad. Lui se lo ricorda che ci ha fatto anche l'articolo, che io quando ho saputo di questa morte, io ho trovato la foto su Twitter, tra l'altro non è la foto nel sito jihadista, la foto che circolava su Twitter, l'ho presa, l'ho piazzata su Facebook per dire: signori, guardate tutti
che fine ha fatto quest'uomo? Decapitato e appeso, appeso a un palo. E come puoi guardare o neanche guardare, non fare nulla di fronte a tutto questo? Una persona ultra settantenne, amante dell'arte, che è un valore che dovrebbe unire l'umanità, barbaramente è stato sequestrato, imprigionato, torturato per costringerlo a rivelare dove aveva nascosto parte del patrimonio di Palmira. Alla fine gli hanno tagliato la testa. Lo fanno apposta perché sanno che non lo facciamo. Beh, evidente, sanno la nostra debolezza è quella. Ce le mettono lì. Evidente. Bene. Speriamo di tornare a parlare, non ci sono altri scandali nuovamente. Altri ospiti. Certo, quello che è. Ci passeranno altri 9 anni per un ospite iraniano. Però resta il fatto che noi siamo una minoranza e ci troveremo un domani. Sì, c'è un discorso, no? C'è anche un problema di demografia. Sì, c'è anche un problema. Sapeva bene che dà, la strategia dei venti. Che 500 milioni di europei. Sì, in pieno del mondo rappresentiamo il 5%, 95% sono loro e 5 siamo noi. Non so se a casa nostra ne abbiamo 95, ce ne sono uno. Va bene, grazie a tutti. Grazie.